Dal quasi anonimato a protagonisti di una mostra tematica dedicata al ritratto. Questo è il percorso di dipinti poco noti, custoditi dai musei reali di Torino, ora esposti al pubblico fino al 7 novembre nello spazio scoperte della Galleria Sabauda. Come parla un ritratto è il titolo della mostra, nata nell'ambito di un progetto didattico formativo avviato con il Dipartimento Studi Storici dell'Università di Torino. Questa mostra è il frutto di una collaborazione con l'Università di Torino e che ci hanno lavorato quindi dei giovanissimi storici dell'arte non ancora laureati che hanno prodotto il catalogo, che hanno fatto la ricerca sulla storia di questi dipinti. Si tratta di dipinti poco visti che vengono in gran parte o da aree chiuse del palazzo o dai depositi, quindi sono tutti un po' una scoperta e sarà una bella scoperta perché sono dipinti molto festosi e poi sono ritratti. E alcuni sono dei ritratti di principi promessi sposi che poi non si sono sposati, altri di cognati che stanno lontani e che quindi vogliono mandare una propria immagine alla corte di Savoia, altri, molti sono bambini che vengono ritratti un po' come memoria e un po' come dono ai parenti lontani. Quindi è un po' una storia di persone che possiamo scoprire attraverso i loro atteggiamenti, attraverso i loro sguardi, attraverso l'abbigliamento che nel ritratto antico di 6-700 è un elemento molto importante per denotare il ruolo della persona all'interno della corte o all'interno della società, persone che possiamo cogliere in gesti che forse sono gesti che fanno parte di un cerimoniale per noi lontano, ma talvolta invece racchiudono ancora il segno dei gesti che noi facciamo oggi quando ci mettiamo in posa per una fotografia o per un'intervista come questa. Articolata in quattro sezioni tematiche, l'esposizione ripercorre tre secoli di storia e si concentra sulla vivacità della cultura figurativa presso la corte Sabauda. Quando guardiamo un ritratto, che cosa dobbiamo vedere? Che cosa veramente dobbiamo guardare? Ci sono tantissime cose che si possono notare. Innanzitutto il ritratto raffigura una persona, quindi i suoi lineamenti, il suo aspetto, che può essere raffigurato in maniera realistica o in maniera idealistica. Oppure ci sono tutta un'altra serie di aspetti, perché il ritratto, in particolare il ritratto di corte, è un ritratto codificato, quindi bisogna guardare l'abbigliamento, le onorificenze che i personaggi portano con sé, perché in questo modo mostrano il loro potere, il prestigio raggiunto, la loro ricchezza, la loro potenza. Ci sono degli elementi, per esempio, simbolici nei dipinti che ancora oggi non riusciamo bene ad interpretare, per esempio la presenza di animali. Abbiamo qui in mostra un bellissimo ritratto di principessa che tiene al guinzaglio un leone. Il leone probabilmente indica, diciamo, è legato al matrimonio. Probabilmente è un ritratto che è stato fatto in occasione di una possibile alleanza matrimoniale e in questo caso lei tiene, alla catena un leone perché ha domato questo animale feroce. In questo lavoro emerge come in realtà le donne avessero un grande potere all'interno delle corti, in particolare all'interno della corte Sabauda. Il tema della mostra è stato affrontato da 40 studenti del corso di laurea magistrale in storia dell'arte, in dialogo con docenti, studiosi, conservatori e restauratori, che hanno riportato in auge il potere della ritrattistica. Assolutamente sì, il ritratto è un genere e per capire un ritratto occorre, diciamo, stare attenti ai dettagli. Ed è un po' questo l'esperimento della mostra, non sono tante cose diverse, è sempre lo stesso genere che si ripete, quindi la varietà anche per il visitatore comune va ricercata nel gusto per la persona ritratta e nel gusto di tutti quegli infiniti, minuscoli ma importantissimi dettagli che fanno la composizione del dipinto.